Good morning social. Parliamo del tema principale del fine settimana, la vittoria di Matteo Renzi alle primarie del PD. Ora chi li sopporta più i grillini? Oltre 1 milione di voti per lui, seguito a distanza dagli altri contendenti. Viva il voto online, incita Beppe Grillo, criticando il voto della scheda su carta. È roba vecchia. Certo, è meraviglioso il voto online, lo puoi fare tranquillamente seduto a casa propria, tramite il PC, cellulare, ma poi mandano gli SMS per ricordare agli attivisti di farlo e si presentano in 87.000 senza raggiungere un quorum. Va bene, stiamo parlando di Grillo che predilige il web contro Matteo Renzi che lo invitava ad uscire dal blog. Esci da questo blog, Beppe. Per poi entrare in uno tutto suo con tanto di app. Sì, dicono teoricamente doveva smettere di fare politica dopo la sconfitta durante il voto cartaceo. Facendo, credo, un gesto di coraggio, ma anche di dignità, io ho detto che se perdo il referendum non è soltanto che vado a casa, ma smetto di far politica. Non si devono fare, non ne facciamo, perché siamo stati eletti per mandarli tutti a casa. Questo è il principio. O vinciamo noi o ce ne andiamo noi. Già, è tutto bellissimo. Passiamo ora alle solite catene di Sant'Antonio, in modo particolare a una che è stata creata con l'intento di incitare odio nei confronti dei musulmani e di creare un presunto eroe della carne di maiale. Già, secondo la leggenda diffusa via Facebook e WhatsApp, il sindaco avrebbe spiegato ai genitori musulmani che non era intenzionato a togliere la carne di maiale dalle mense scolastiche. Lo stesso sindaco ha smentito tutto e ha deciso di denunciare penalmente l'autore della bufala. Passiamo alle cose belle e alle cose brutte di Twitter. Cosa brutta? Il tweet di Marione. Si commenta da solo. Menzione speciale all'account Twitter di Unicef Italia che, dopo le accuse volte alle ONG da parte dei politici, risponde egregiamente ad un utente di nome Roberto. 10 punti a Unicef Italia. Tocco anche il tema dell'ONG. Sì, è uno scontro senza precedenti dove si accusa qualcuno senza una prova certa, solo ipotesi. A cavalcare la polemica, manco fosse un Salvini qualunque a bordo di una ruspa marina, è stato Luigi Di Maio, sostenendo il procuratore Zuccaro. Cosa sarebbe successo se un Zuccaro di turno avesse comunicato ai media ciò che ha ipotizzato sull'ONG, ma al posto di queste ci fossero stati i parlamentari del Movimento 5 Stelle? Povero Zuccaro in quel caso, immagino già l'opera del vignettista e la shitstorm social. Per concludere salutiamo la senatrice Monica Casaletto. Se le fate notare cortesemente che aveva condiviso una fake news su Macron, vi blocca su Facebook. Non oso immaginare se lo fate anche via Twitter. Modificare il post per evitare che altri condividessero, convinti che fosse vero? No, eh? Per ora vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. E vi ricordo che potete seguirmi sia via Facebook, via Twitter e in questo caso anche via YouTube.